In merito alla cassa integrazione serve uno sforzo economico ulteriore o si rischiano davvero fenomeni di tensione sociale? Nello specifico abbiamo ribadito al presidente dell'INPS alcune proposte già avanzate al governo ma non ancora recepite purtroppo. In particolare la Lega propone di erogare un anticipo del 100% anziché del 40% per la prima mensilità di cassa integrazione. Inoltre non possiamo nascondere il nostro rammarico per la bocciatura da parte del governo di un emendamento che proponeva l'anticipo della cassa da parte delle banche con garanzia fornita dallo Stato, una soluzione che a nostro avviso avrebbe fatto arrivare più tempestivamente gli assegni alle famiglie. I ritardi rischiano di peggiorare purtroppo una situazione che ha per protagonisti i cittadini già straziati dall'emergenza sanitaria ed economica e di questo siamo molto preoccupati. Speriamo che il governo e l'INPS battano un colpo perché non è possibile che ancora oggi 4 lavoratori su 5 non abbiano ancora percepito la cassa.